Ok, bella ragazzi, qui Campe, oggi andiamo avanti con DMC. Oggi iniziamo la quarta missione che ho già fatto. Infatti vedete le chiavi e le porte segrete, ho qu quasi fatto tutto. Intanto andiamo nel negozio che abbiamo un aggiornamento. Andiamo qua nella Rebellion che avevo questo. Ecco, ce n'è uno in più perché tanto non ci serve. Potenziamo il drive che lo useremo spesso. E qua questa perché la userò come il pane. Vabbè. E iniziamo la quarta missione. Io l'ho sempre già fatta. Ho spiegato nel video scorso perché devo rifare tutte le missioni. E non voglio rimanere là a spiegarle. Intanto seguitevi il video. Conosce la fabbrica del labirinto, sa cosa c'è sotto, sarà la tua guida. Ti ucciderà. No, perché? Dai. Povero ciccione. Tanto, guardate. Lanci una lattina dalla mano di un ciccione e ovviamente va in limbo. Vabbè, intanto qua casino, carte, mi ha trascinato nel limbo, vabbè, non me ne fotto un cazzo, di là, cartellone verde, vabbè. Sto divagando come un coglione. E ok, adesso ci sarà. Ti aspettavo, la Camera. telecamera ti ha individuato. Oh mio Dio, siamo su chi? Vabbè. Tanto qua ci sono gli stinger aumentati, sono, non si chiamano più stinger minori, ma si chiamano stinger e basta. Tanto potenziamo questa e vediamo come viene, perché a me serve un casino. Tanto qua c'era un'altra anima. Aspetta, qual è che avevamo potenziato più il drive, vero? Sì, infatti, sarà devastante. Tanto, vedete, sto prendendo S come un dannato perché sto facendo mosse, combinazioni. Ecco, B. A caso, intanto quella mossa non riuscirò mai a farla. In più. Dai, stiamo andando a caso, stiamo andando benissimo. Dai, in su anche T. Ecco. Stai per arrivare al grado S, ovviamente ti uccido. Siamo lì, livello B, ok, tanto se... Oh. Oh, io ti voglio tirare un calcetto. Calcetto. Tanto... Vabbè. Oh, tu sei ancora in vita. Sì, tu sei ancora in viva. Beh, io non ho voglia di stare là a ucciderti pensando a una mossa bella, ti faccio il drive. Vabbè, intanto là altro bozzolo rosso. Dobbiamo distruggere la telecamera. Benvenuti e vi faccio a pezzi. Gatto, che cazzo stai facendo? Se sentite tipo miagolare facendo. Il gatto che rompe i coglioni. Se sentite tipo schizzare qualcosa o qualcosa di strano, tranquilli, è sempre il gatto. E vabbè. Un attimo che sto cercando di fare mente locale e ricordarmi dov'è che c'erano le anime. Ecco, là sopra, nella finestra, sopra la mia testa a destra, sì, c'era un'anima, sì, c'è, ormai distrutta. Di là, no, se vai da sopra non puoi. Vabbè, andiamo a distruggere questa. Vieni qua. Per distruggerla si deve tenere premuto RT e X. Tanto vedete Dante mentre distrugge le telecamere in modo un po' stupido, va bene. No, perché devo dire stupido Dante? Dante è un genio. Ok, mondo merda. Sai com'è? Dovrò andarci lo stesso contro le telecamere,
Vabbè, tanto là in fondo c'era una stella verde, qua sopra c'era un'altra anima. Ok, andiamo avanti, intanto qua, vespe. Perché ci sono le vespe? Per chi non lo sapesse, è perché in un... Oh! Cazzo, pensavo fosse un mostro, vabbè. E ok, di qua succede sta roba. So che non dovrei farlo, però se state giocando su Xbox e sotto alla levetta analogica sinistra ci sono le quattro freccette. Se voi schiacciate la freccetta a destra avrete gli Erics, che sono dei pugni. Io adesso, dato che non ho voglia di rifarmi la missione, vengo qua e prendo questa chiave, che è una chiave d'argento, bene, che ci sarà anche una porta d'argento in cui potremo fare una missione, sì, potremo un cazzo, perché io non riuscirò mai. Vabbè, tanto qua direbbe premi ripetutamente X per sparare le schegge demoniache. Sì, che sarebbe in modo più sensato. Premi ripetutamente X per usare le pistole. Loro non gli viene in mente. Ma pensi che importa qualcosa? Ma chi se ne... Tanto qua, coglione. Dai, vieni qua, vieni qua. No, aspetta, intanto devo cambiare l'arma perché la cosa che vi ho fatto vedere è solo così, in più. Così prenderemo le robe segrete 100%, meglio. Così mi prendo il grado SSS, penso. No, no, no. Tu così, tu così. Tu così, tu così. Tanto non so perché neanche io sto dicendo tu così. Ok. Vediamo se abbiamo abbastanza robe per qualcosa. Abbiamo oggetti. Cazzo. Per poco non prendevamo una vita in più. Ok. La sopra, aspettatevi, ma vi ci porto perché non si sa mai. Proprio qua dove sono caduto c'era un'altra anima. Poi se voi fate così e vi portate di qua e là, no, dove sto sparando, però la finestra a fianco a destra dove sto sparando c'era un'altra anima. Poi, se andate qua, ci sono altri bozzoli, che ne servono molto molto per gli oggetti, che vabbè, alla fine sarebbero croci salute e globi d'oro. Ok, poi altra roba. E di qua c'era una chiave di rame, sì, oppure d'oro, non mi ricordo. Comunque, ci sono anche due missioni segrete qua da fare, però non le faccio perché sennò resto là veramente a grattarmi i coglioni a rifarle, non mi servirà niente. Tanto qua, solito tentativo della città di romperci i coglioni. Sono i muri! Corri! Sì, in realtà sto anche volando, per essere pignoli. Ovviamente a pelo. Ok, telecamere. Ecco, sto qua lo puoi uccidere solo con la Osiris, quindi con la falcetta. Infatti, ti spara anche il ghiaccio, che è stra bastarda questa cosa. E vabbè, tanto se ti potenzi al massimo questo attacco, li uccidi in una maniera semplicissima. Poi anche se tipo ti potenzi il pad. Oh, di solito se fai... Tieni premuto RB, serve per... No,
Volevo fare un'incantatura buona, vabbè. Serve per difendersi. Perché non mi hai difeso? Pezzo di merda. Oh, ma intanto c'era un altro qua. Chi non lo è? Ah, vabbè, sono i pathos. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Non sto là a colpirli perché non ne vedo il motivo. Preferisco cacciarli. E qua intanto altro motosega che però... Ecco, stai cercando di fare una combo a caso, schiacciando tasti a caso. Ovviamente non puoi perché il solito coglione Stijan che ti becca a pelo... Non puoi. Poi devi stare anche attento qua, segaiolo, ma è qua. Quanto siamo? 10 minuti, quasi 11. Vabbè, tra poco stopperò il video. Ok. Stoppo qua il video perché sennò diventa di una lunghezza assurda. L'ho spiegato nello scorso video perché. E se vi è piaciuto il video mettete mi piace, scrivete un commento, iscrivetevi sulla fanpage. E qui da Cape è tutto, a un prossimo episodio.